esterna ai tempi supplementari per 2-1 che dà alla Juventus per la quarta volta nella sua storia questa competizione, che i bianconeri avevano sollevato l'ultima volta nel 2007. Juventus che nella sua storia ha vinto anche 4 scudetti, ha vinto per ben 8 volte il torneo di Viareggio. L'anno scorso la Juventus cadde in finale contro la Roma, quest'anno sono i bianconeri del tecnico Baroni che possono sollevare la Coppa Italia Primavera. Il presidente della Lega Calcio Beretta, avete il segretario Brunelli che stanno mettendo al collo le medaglie, e adesso toccherà al capitano, ovvero Schiavone, sollevare la Coppa Italia Primavera. In campo quest'anno va alla Juventus, una vittoria meritata, perché insomma la Juventus, anche se il Napoli si è dimostrato praticamente quasi alla pari dei bianconeri, ha trovato in questa gara di ritorno quello spunto in più, quella concentrazione che serviva e che non era facile ritrovare dopo il pareggio arrivato nel finale del secondo tempo contro Modric. La giocata per una parte individuale di Mattiello è quella che poi ha deciso questo doppio confronto. Sì, diciamo che poi alla fine è stata la giocata di questo giocatore che ha fatto la differenza in questa partita. Dico che ha meritato un po' di più la Juve, perché anche all'andato, soprattutto nel primo tempo, avevo avuto un sacco di occasione magari per arrotondare il punteggio, e poi il Napoli è stato bravo a crederci e rimanere in partita e a pareggiare. Quindi si è giocato stasera qui una bellissima giornata, che è partita con l'allenamento del Napoli, tanta gente, è stata una bellissima giornata di sport. Non riesce il Napoli a conquistare il successo in questo trofeo che manca dal 1997, avranno i partenopei come la Juventus però la possibilità di provare a rifarsi in campionato. Ricordiamo Juventus già matematicamente qualificata con 2 turni di anticipo, che adesso ne manca soltanto uno alle Final Eight. Il Napoli invece dovrà passare dai playoff di ripescaggio, sempre molto delicato, però insomma chissà se rivedremo una rivincita ancora fra Juventus e Napoli anche a livello di Final Eight Primavera. Sicuramente queste sono due delle squadre, due dei settori giovanili che esprimono il miglior calcio del mondo. Sì, Napoli sta arrivando, lo testimonia questa finale, gli manca poco per essere al top insieme alla Juventus e magari qualche altro settore giovanile, quindi oltre alle prime squadre che stanno giocando il campionato, anche il settore giovanile, poi nel settore giovanile si verranno battaglie. Avete visto anche Gianluca Pessotto, ovviamente sempre vicino ai ragazzi, ai suoi ragazzi, quelli del settore giovanile della Juventus, in questo caso un trofeo che certifica il grande lavoro di questa squadra, che come si diceva prima è andata sicuramente più a pescare all'estero e al di fuori giocatori rispetto a Napoli, che invece è stato costruito con giocatori per buona parte provenienti dalla campagna della zona di Napoli. Però ci sono stati innesti importanti per questa Juve, ci sono giocatori che in futuro ce l'hanno sicuramente, come Stefano Beltrame, un po' un simbolo al di là del gol di Mattiello decisivo. Possiamo andare adesso a vedere anche con l'ausilio della regia quelli che sono state le azioni che hanno deciso questa partita, ovvero i 3 gol di una gara molto chiusa per buona parte. Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0 con poche occasioni, poi Padova l'ha sbloccata con il calcio di rigore trasformato dopo il fallo ai danni proprio di Beltrame. Il gol di Novotny nel corso del secondo tempo su l'unica vera grande giocata di Insigne, che va sul pari a Napoli, e poi nel secondo tempo supplementare la giocata individuale di Mattiello, il diagonale sinistro che è valso la Juve la competizione. Non ci sono state tantissime